Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. All'inizio del nostro incontro vi dicevo, la Chiesa ogni anno dopo la solennità di Pentecoste ci regala un giorno perché da persone intelligenti possiamo fermarci a domandarci: ma chi è Dio? Guardate che non dobbiamo dare per scontata la risposta. Se la Chiesa ci invita a celebrare la festa della Santissima Trinità, vuol dire che nel cammino di ogni persona, anche di me, anche se son prete, questa domanda si impone, e a questa domanda non posso dare una rispostina magari imparata quando eravamo piccolini per dire alla domanda ho risposto. Chi è Dio? Io mi fermerei qui oggi. Se ciascuno di noi andassimo a casa con questa domanda, sta settimana mi fermo un attimino, quando prego, quando invoco, quando mi incontro in un'assemblea liturgica: ma chi è Dio? Se noi apriamo la Sacra Scrittura, proprio la prima pagina, il libro della Genesi, Dio incomincia a farsi conoscere. Noi leggiamo: Dio disse. Due parole, non Dio sta, ma Dio disse. Allora la prima cosa che la rivelazione ci comunica è che Dio si comunica. Dio non sta nella sua perfetta solitudine, Dio comunica. Quanto abbiamo avuto bisogno, cari fratelli, nelle scorse settimane di comunicare. Abbiamo attivato ancora di più i nuovi mezzi di comunicazione, perché se tu non comunichi entri in quello stato di solitudine e la solitudine ci fa paura. Dio è comunicazione, Dio parla di sé, Dio si manifesta, Dio ci racconta chi è Lui. Poi è arrivato Gesù, che è la manifestazione definitiva di Dio. Ce l'ha raccontato, ce l'ha detto, ci ha mostrato questo stile nuovo di vita. Guardate, i pagani pensavano che gli dèi fossero appunto delle entità da tenere buone nella loro sublimità a forza di sacrifici. Più mi sacrifico, in alcuni tribù si sacrificavano anche le persone umane, più gli dèi stanno buoni. Poi sono arrivati gli ebrei a proporci un'idea, un'immagine di Dio giudice, legislatore. Chi segue la Torah è benedetto, chi non segue la Torah è maledetto. Addirittura la malattia fisica era l'estranazione visiva della maledizione di Dio.
è arrivato Gesù. L'abbiamo sentito nel Vangelo. Dio, Dio. E io allungo le orecchie e Gesù mi dice: Dio ha tanto amato il mondo. Chi è il Dio che incontriamo? Il Dio che dobbiamo pagare con le novene, poi le novene hanno il loro significato spirituale. Il Dio che dobbiamo tenere buono ubbidendo, facendo vedere che siamo dei servi più che dei figli, obbedienti. Però domandatelo, perché qui giochiamo la nostra verità, la nostra credibilità. Ben venga che le nostre chiese non si siano riempite per paura, per tante cose. Io mi auguro che tanti fratelli, io compreso, che ho l'onore e l'onere di venire in chiesa, si pongano delle domande serie. Chi sei Dio? E Gesù mi dice: Dio è amore, esclusivamente amore. Ha mandato l'unigenito non per condannare il mondo. Cari fratelli, diffidete dagli fratelli, anche cristiani, che vi mandano all'inferno, che sono molto pericolosi questi fratelli. Perché nella rivelazione cristiana Dio non manda all'inferno nessuno. Voi mi direte: ma Don Mauro, nel Vangelo di oggi si parla della condanna. Certo, certo. Si parla anche della condanna, ma non di Dio che condanna. Di me stesso che mi condanna. Quando? Quando la mia vita non rispecchia la vita di Dio. E adesso faccio l'ultimo passettino. Se Dio è amore, esclusivamente amore, Dio ha tanto amato il mondo, sarebbe bello aprire una parentesi su quel mondo nella visione di San Giovanni. Non è il mondo perfetto, ma il mondo fragile, il mondo peccatore, il mondo che si è allontanato da Dio, il mondo che bestemmia Dio. Dio ha tanto amato quel mondo lì, dove dentro ci sono io. E se Dio è amore, capite bene che in se stesso non può essere solitudine. Perché se io mi chiudo in me stesso, non entro in comunicazione, non entro in relazione, il mio amore è un amore che si chiude. Quando l'amore si chiude diventa un amore egoista. E non è amore, è un amore malato. Ecco il mistero della Trinità. Vi faccio due esempi. Quando noi incontriamo delle famiglie belle, noi vediamo delle persone, ognuna delle quali all'interno della famiglia ha il suo ruolo. Però queste persone si vogliono talmente bene, anche nella fatica per carità di Dio, ma si vogliono talmente bene che noi non diciamo quella persona, noi diciamo quella famiglia, quell'insieme di persone che unite dall'amore manifestano qualcosa di più grande della singola persona. Qualcuno di voi viene alle messe solenni a Fino del Monte. Solitamente dietro di me nelle messe solenni c'è la corale. Tante voci, non omologate, tante voci diverse che insieme creano qualcosa che va al di là della voce singola. Creano armonia. Quella bellezza che tante volte sentiamo e che ci fa spalancare gli occhi, la bocca. Sono due esempi che non dicono il mistero della Trinità, è proprio un piccolo balbettamento sul mistero di Dio. Dio è così, Padre, Figlio, Spirito Santo, le tre persone che si vogliono talmente bene che creano l'amore. E in questo amore ci siamo dentro noi, perché vi ho detto all'inizio che la prima cosa che fa Dio è quella di comunicare, di entrare in relazione. Allora, e concludo, proviamo a togliere il mistero della Trinità. Cosa cambia nella nostra vita? Vi prego pensiamoci, non fate che la predichina di Don Mauro resti lì. Se togliamo il mistero della Trinità, guardate, dobbiamo togliere le formule liturgiche, non dobbiamo più dire il gloria al Padre e al Figlio, saremo un po' deficienti nel fare il segno della croce. Ma provate a pensarci bene.
Se io, Don Mauro, sono creato a immagine e somiglianza di Dio, di questo Dio, che è amore in se stesso, che è comunicazione, che è relazione, che è famiglia, che è armonia. Se io sono creato a immagine e somiglianza di questo Dio, vuol dire che la mia vita diventerà trinitaria, cioè capace di amare, non di schiacciare sotto il ginocchio la gola di un fratello che ha la carnagione un po' più scura. O non scrivendo sul nostro diario personale che quella persona per me non esiste, non sei trinitario. Stai sporcando quel vortice d'amore. Ho fatto due esempi grandi, perché anche queste cose che stanno succedendo nel mondo ci devono far riflettere. Siamo nel 2020. Lasciate da parte quello che ci dice Gesù, ma il rispetto della persona umana è un diritto inviolabile. Queste cose ci devono far pensare. Noi cristiani ancora di più, per assomigliare a questo Dio, amore. Chiediamo allora al Signore la grazia davvero di assomigliarsi. Belle relazioni, la buona comunicazione, il tentare di andare d'accordo, il creare comunione, vi dicevo, non è facile, ma questa è la vocazione di ciascuno di noi, essere trinitari come Dio, essere capaci di amare come Lui.